Abbiamo letto tutto il capitolo 2 del libro del profeta Osea. Il versetto centrale di cui adesso parleremo, su cui voglio imperniare anche un po' la mia riflessione, parla di speranza. Trasformerò, dice a un certo punto, dimmi. Sì, è partito, La valle di Acor. Trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. La speranza è una virtù teologale, di cui si parla relativamente poco, ma è la molla che ci fa andare avanti. Se non c'è speranza, non si va avanti. La speranza è, come dire, quel progetto finale che dobbiamo realizzare, quella casa piena, bella costruita, che sta davanti a noi, quell'arca già costruita, pronta per essere mandata nel mare. Senza speranza non si vive. Una persona che è senza speranza è una persona già morta. Ebbene, però, la speranza teologale, la speranza che è Dio, ha per oggetto non una cosa terrena, come può essere una speranza umana. Spero, come dice Franco Ciotti, di vincere il Totocalcio. Questa è una speranza umana che va sempre bene, intendiamoci. La speranza teologale ha come oggetto Dio stesso, quindi vedremo come sia il cristiano, ma sia anche la coppia, deve avere davanti ai propri occhi, come oggetto, come speranza da realizzare, Dio stesso. La santità, come si diceva ieri o ieri l'altro, nel matrimonio, che è l'alleanza con Dio. Questo è il punto che ho sempre sotto i miei occhi. E quindi, se è vero che non si vive senza speranza, anche un matrimonio che non ha più speranza è un matrimonio che è già morto, anche se le persone stanno insieme. E credo che oggi nel matrimonio ci sia proprio crisi di speranza, perché appena si va in difficoltà crolla tutto l'impianto. È ovvio che un uomo e una donna, quando stanno insieme e quando devono integrarsi, devono condividere tutto, è ovvio che incontreranno prima o poi dei problemi, ma questo è fin troppo facile da dirsi. Allora, la coppia che di fronte al problema va in tilt, in crisi di speranza, e non va avanti. Il problema diventa insuperabile. E attenzione, può essere anche un problema da poco, oggettivamente da poco. Se voi vedete delle coppie che si lasciano e andate a scavare, tante volte i problemi sono litigate, magari continue, ma su oggetti piccoli. Quindi il problema non è che non vanno d'accordo, il problema è che non c'è speranza. Non hanno speranza, non hanno progettato, non hanno messo un punto d'arrivo. Nella Sacra Scrittura c'è un esempio di matrimonio che Dio in certo senso istituisce con un povero uomo che si chiama Osea, sventurato lui, gli fa fare un percorso matrimoniale, per questo ho scelto per voi, in cui poi dopo c'è tutta la simbologia dell'alleanza di Dio con l'uomo, ma Osea veramente ha vissuto questo matrimonio, in cui Dio fa arrivare Osea a un punto di disperazione tale, a un fondo tale, che lui dirà: non ho più speranza. E lì ci sarà il colpo di scena. Allora, all'inizio, che non ho letto con voi, per non farla troppo lunga, forse dovreste saperlo, perché all'inizio la chiamata del profeta Osea è questa: va, prendi in moglie una prostituta, abbi figli da lei, figli di prostituzione. Perché questo paese non fa che prostituirsi. Sì, è vero, Dio fa tutti i simboli, poi sarai tu un segno per Israele, ma di fatto Osea sposa una prostituta. Infatti disse: egli andò a prendere Gomer. Questo è il matrimonio, Osea Gomer. Concepì e partorì un figlio. E Dio disse a Osea: chiamalo Israele, perché tra poco vendicherò il sangue di Israele sulla casa di Jehu. La donna concepì di nuovo, ebbe una figlia, questa volta nasce una femminuccia. E Dio disse a Osea: chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele e non ne avrò più compassione.
appena svezzata, non amata, appena finito lo svezzamento, Gomer concepì, qui era in sintonia con crescete e moltiplicatevi, quindi almeno in questo c'è una fedeltà biblica. Si può dire che è in linea. Concepì e partorì un figlio, stavolta nasce un bel maschietto. E come lo chiamiamo? Dio dice a Osea, chiamalo non mio popolo, perché voi non siete mio popolo e io non esisto per voi. Mettiamoci un po' nella situazione di Osea. Voi mi dite, ah bello quando il Signore ci parla, mi dà una missione, come mi piacerebbe sentire la voce di Dio che direttamente mi dà una missione. Andatelo a dire a Osea, perché quando Dio gli parla, gli dice sposati una prostituta e lui va, mettiamoci pure in situazione, va in giro, trova una certa Gomer che era piuttosto famosa nel paese, no, non lo so, sto inventando, e la chiede in sposa, e Gomer ci sta. Allora, il nome di questi tre figli è importante, perché il primo figlio dice, chiamalo Israel. Sapete cos'è Israel? Non pretendo di che uno sappia cos'è Israel. Nel secondo libro dei Re, al capitolo 9, Israel è un luogo dove ci fu la strage dei figli di Jehu, cioè tutti i figli del re di Giuda vennero uccisi da un complotto dall'altra parte, diciamo, e i figli, ma con la parola figli si intendeva anche casato, furono uccisi ben 70 persone, fu una gravissima strage. Israele ricordava questo luogo con poca simpatia. Luogo della strage. Allora Dio dice, chiamano questo figlio luogo della strage, ma sarebbe, il nome vero Israele vuol dire Dio disperde, sarebbe come se Dio dicesse, questo figlio, lo attualizzo per noi, chiamalo Auschwitz. Auschwitz, va bene, devo obbedire. Poi quando Auschwitz fa un po' di confusione, dico Auschwitz, vieni qua che dobbiamo andare a giocare. Cioè il nome è un continuo richiamo di un fatto da dimenticarsi. Nasce una bambina e dice chiamala non amata. È non amata, non è mica bello chiamare una bambina non amata. Perché il non amore è proprio il contrario di quello che un uomo e una donna fanno quando educano, hanno un bambino tra le mani. Pensiamo in questi giorni, ci portiamo i bambini anche degli altri in braccio, eccetera. Non amata esprime proprio il rammarico di Dio, che non riceve amore da questo popolo. Il terzo, la terza, non mio popolo. Guardate, non mio popolo è la negazione di tutto l'Esodo. Nell'Esodo Dio si costruisce un popolo, chiama Mosè, gli fa dare l'alleanza sul Sinai, lo porta sulla terra promessa, continuamente nel Deuteronomio c'è questo linguaggio, il mio popolo volerà su ali d'aquila, e invece chiede di chiamare questa bambina non mio popolo. Allora Osea si trova con tre figli, non mio popolo, potremmo chiamarlo con una parola un po', se vogliamo, metafisica, perché voi sapete che il non è la negazione dell'essere. Quindi se io dico non essere, nego l'essere. Se dico non popolo, dico il nulla. Il nulla. Allora, Osea si trova con tre bambini, Auschwitz, rammarico, nulla. E in più ha la sventura di aver sposato una prostituta. Quindi facciamo un bel quadretto. Vi presento Osea e la sua bella famigliola. Anche lui si deve presentare. La moglie Gomer, che purtroppo non ha una moralità a tutta prova. Rammarico, Auschwitz e nulla. Ecco, quindi si parte da una situazione concreta. Attenzione, questo non è letteratura, eh? Dio non faceva mai letteratura con i profeti.
con Osè, con Ezechiele, gli diceva: vai, fai un buco nel muro e poi esci dal muro, e quando tutti ti diranno: perché fai un buco nel muro ed esci da lì, tu dovrai dire: ecco, la gloria di Dio se ne va. Però Osè veramente il buco, Ezechiele lo faceva. Ma una cosa è fare un buco in un muro, una cosa è sposare una prostituta e avere figli di prostituzione. Dice proprio questa parola, chiamati con questi nomi terrificanti. Quindi Dio pone Osea, si potrebbe dire, in una situazione di totale fallimento, come marito, perché adesso io non voglio entrare troppo nei termini di Gomer, cosa faceva, cosa non faceva, però la parola che ci viene consegnata nella Sacra Scrittura è questa, un marito che ha una moglie, come dire, sulla cui sicurezza può sempre essere in dubbio, certo uno ha un dubbio anche sulla propria, intendiamoci, però di fatto ci pone in questa situazione. Beh, uno deve sempre pregare, come San Filippo Neri che diceva: Signore, metti la mano sulla mia testa, se no questa sera divento musulmano, diceva San Filippo Neri, preghiamo sempre per la perseveranza. Dio lo pone in una situazione di fallimento come marito, di fallimento come uomo, di fallimento come padre, perché figli sono rammarico, Auschwitz e il nulla. Un totale fallimento. Anche se ha messo al mondo dei figli, questi figli non sono per lui nulla, non esistono. Bene, è chiaro che Osea, arrivato a questo punto, cosa fa? Divorzio. Ai ai ai, c'è il divorzio anche nell'Antico Testamento. O perlomeno ci prova. Come inizia il brano lì? La prima parola qual è? Accusate vostra madre, accusatela perché essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Qui chi parla è Osea, ma è anche Dio che parla al popolo. E qui cominciamo già a entrare in un, come dire, identificazione tra Dio e Osea. Quando un uomo dice alla sua moglie, sposata, giocando giù mi sono cacciato un ramo di un pino per la schiena, ed è lì che mi stuzzica. E quando un uomo dice alla propria moglie, non sono più tuo marito, è la fine, perché non dice, sono stanco, guarda, come a volte potete fare qualche piccolo accenno di lite tra di voi, perché voi non andate mai al di là di qualche nuvola di inquietudine, ma non di più, e quindi potete dirgli qualche parola così, leggermente alterata. Ebbene, no, qui non si tratta di questo, qui si tratta, non sono più tuo marito. E il linguaggio giuridico, accusatela, accusatela. Quindi parla con qualcun altro e dice, accusate questa donna, parla coi figli evidentemente. Non sono più vostra madre. Si tolga i segni di prostituzione che porta addosso, questi segni cos'erano? Collane, forse dei veli, eccetera. Il versetto 5 dice denudatela, addirittura c'è una sorta di rancore forte, perché denudare una persona sembra che nella legge Antico Testamento, ma sembra, non è chiaro, che questo fosse un gesto estremo di quando veniva il coniuge, in generale poi la donna, veniva colta in flagrante adulterio, ci poteva essere questo gesto di estrema vergogna per dire ecco, questa è la donna che ho sposato e che in questo momento mi tradisce. Quindi un gesto estremamente grave, un gesto di conclusione. Quindi Osea, posto in questa situazione, scoppia nella sua esistenza ed è interessante notare, perché dice, è quello che sto provando io con voi, popolo di Israele, che mi tradite in continuazione. Quindi in fondo è anche bello, anche se essere usati a modo di simbolo, specialmente chi ne fa parte, non è simpatico, diciamo, ma è un linguaggio forte, che non è un linguaggio così per aria, è un linguaggio forte, Dio fa provare a quell'uomo quello che lui prova. La farò morire di sete come nel deserto, dice la Genesi, quando il Signore fece il cielo e la terra, l'erba era spuntata, nessuna erba era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere e nessuno lavorava il suolo. Quindi, quando nel versetto 5 dice la farò morire di sete come nel deserto, Dio dice siamo in una situazione ancora di prima della creazione. Quando
c'era il caos, dice la Genesi, quando nulla aveva ancora senso. Quindi con questa frase sembra proprio che dica: tra di noi nulla ha senso, non c'è più senso in quello che facciamo o in quello che siamo. Dire ti porterò nel deserto laddove c'era il caos vorrebbe, è come dire ti renderò senza senso. L'alleanza che ho vissuto con te è senza senso. Questa è una frase terribile. Ripeto, le liti possono avere degli oggetti, ma quando un uomo dice a una donna con la quale ha fatto alleanza, dice quell'alleanza non ha senso, la svuota completamente di valore. Come si fa a stare insieme? Per cui io dico sempre agli sposi, litigate pure. Sì, lo dico. Ma non dite mai accidenti a quel giorno che ti ho sposata. Non ditelo mai, anche se ce l'avete sulla lingua o nel cuore. D'accordo? Non ditelo mai, perché se dite questo dite la nostra alleanza non ha senso, ha perso il senso, è svuotata. Invece la lite, come si può litigare anche tra amici, non distrugge la mia alleanza. Anzi, la richiesta del perdono a volte la rinsalda. Ma dire quello che ho fatto con te non ha più nessun senso, e dopo come si fa a rimetterlo su? Devi dire, no guarda, non ha senso quello che ho detto, in quel momento lì ho sbagliato, hai ceduto. Sì, però l'hai detto, e rimane sempre il sospetto nell'altro che dice, ma se l'ha detto allora forse ci crede davvero. Allora non c'è più speranza, perché quello che abbiamo fatto non ha più nessun senso. No, non ditelo mai. Ma questo non devo dirlo a voi, per voi dovrebbe essere che avete solo delle nuvole di alterità, delle nebbie, dovrebbe essere una cosa assolutamente scontata, però non fa male neanche, non fa male dirlo. Quali sono dunque le cause di separazione? Perché il marito dice desidero separarmi da questa donna? Perché il marito dice io le ho dato tutto il mio sostentamento, quello che l'uomo deve fare per mantenere la famiglia, e la mia moglie Gomer se l'è andata a cercare dagli amanti. Eh no, questo è il massimo. Scusa, io lavoro, sudo dalla mattina tutto il giorno, porto a casa l'alimento per te e per i figli, e tu vai a cercare, lo dice qui, inseguirai i suoi amanti, li cercherai senza trovarli, perché gli hanno dato l'olio, dov'è? Adesso non è scritto esattamente qui, ah sì, il versetto numero 11, il mio grano, il mio vino, nuova sua stagione, dov'è? Ecco, seguirò i miei amanti che mi danno tutte le ragioni del mio sostentamento. Quindi verrebbe da dire, dopo tutto quello che ho fatto per te, il lavoro che ho vissuto per te, questo è quello che tu vivi? Provate a mettervi in situazione. Scusa Davide, mettiti in situazione. Tu lavori e il frutto, come dire, del sostentamento della casa ce l'ha, scusa l'esempio un po', devo dirlo, gli amanti di tua moglie. Tu trovi un comò nuovo, un armadio nuovo, oh bello questo armadio, da dove viene? Me l'ha dato il tizio, accidenti, oh. Poi trovi in garage una Mercedes, e ti dico, oh, accidenti, è questa? Me l'ha data Caio. Ma chi può reggere un matrimonio simile? Che pure Osea si trovava in questa condizione. E Dio mette Osea in questa condizione. Quindi a volte andate piano a chiedere che Dio si riveli, andateci piano, perché può essere su questo piano. Quindi quello che fa soffrire il profeta Osea è l'ingratitudine, questo è importante, l'ingratitudine della sposa. Io lavoro, io sono fedele, io mi impegno, e come risposta ho la tua ingratitudine. Guardate, l'ingratitudine è la profondità del dolore. Fateci caso, Gesù nel Vangelo sempre rimane contento quando qualcuno lo ringrazia. Ricordate i 10 lebbrosi? Ne tornano solo, dove sono gli altri 9? Non sono stati guariti gli altri 9? Gesù gradisce moltissimo la gratitudine e rimane addolorato moltissimo per l'ingratitudine, dopo tutto quello che ho fatto per voi. Immagino la scena dell'orto degli ulivi, con gli apostoli che se ne vanno tutti,
È proprio la scena in cui a Gesù, adesso io non c'ero, ma me l'immagino, la massima, se si può dire, il cadere le braccia, la massima delusione. Hanno visto Gesù trasfigurato, hanno visto che risuscita i morti, hanno avuto tutte le promesse, eccetera, eccetera, e in quel momento lì spariscono tutti. Ecco allora, non solo la mancanza di coraggio, l'ingratitudine, e fateci caso. Se tra voi sposi l'ingratitudine vi ferisce, ma potrei dire anche tra voi amici. Nel versetto 7 appunto si dice, come diceva il nostro amico Andrea, seguirò i miei amanti. Guardate, ci sono, le ho sottolineate 7 volte la parola miei. Gomer dice, seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. È la pienezza dell'egoismo, 7 volte mio, la pienezza dell'egoismo. Anche qui contestualizziamo, Davide, mi spiace ti sei messo in prima fila, ma insomma, dice, ecco, trova la moglie che dice, questo è il mio tavolo, questo è il mio letto, questa è la mia stanza, ma questo mio, ripetuto in continuazione, fa sentire la non appartenenza, vivete sotto lo stesso tetto, ma non c'è comunione, è il massimo dell'egoismo. I versetti successivi, il profeta Osea, che poi è Dio, Dio è profeta Osea, manifesta ancora tutta la sua desolazione interiore. Cosa posso fare? Il versetto 10 dice, non capì che io le davo grano, vino, olio, eccetera. Verrebbe da dire, la traduzione si potrebbe anche dire, non conobbe, o meglio, non riconobbe che io le davo l'olio, il grano, eccetera. Gomer non ha conosciuto il mio agire. Vuol dire, Gomer non è mai entrato in comunione con me, mai, perché non ha mai conosciuto, o meglio, non ha mai riconosciuto quello che io facevo con loro. E mi ha richiamato una frase di Gesù, sempre nell'ultima cena, una frase che Gesù penso dovrei dire con molta desolazione, da tanto tempo sono con voi, Filippo, e tu ancora, grave questa frase, non mi conosci? Non dice non mi ami, non voleva pretendere quello, non mi conosci? Quindi non capì vuol dire non riconobbe. Il massimo del dolore è questo, seguiva i suoi amanti e dimenticava me. Una cosa è non sentirsi capiti, altra cosa è essere dimenticati. Quando uno mi dimentica, è finita. E qui si tratta della moglie, Fanciulli, non si tratta di un amico lontano dell'infanzia che non vedi più e che si è dimenticato. Si tratta della moglie, della coniuge, che si è dimenticata di te. Ma può esistere un affare del genere? Può essere? Secondo voi? Sì. Può essere. Perché non si tratta, non mi ricordo come ti chiami. Mi dimentico di te, nel senso nella mia vita non ci sei, non esisti. Sì, ti vedo al tuo corpo, la tua faccia, le tue gambe, sento le tue parole, ma mi dimentico di te. Questo è il punto mortale, dimenticarsi. E Dio dice, il popolo che io avevo fatto uscire dall'Egitto, eccetera, 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 non solo non ha dimostrato gratitudine, si è dimenticato di me. Si è dimenticato di me. E qui viene il colpo di scena di Dio. Osea è anche di Dio. Il versetto cerniera. Verrebbe da dire, in una situazione così drammatica, in cui la moglie si è dimenticata di me, la mia casa è piena di armadi, macchine che non sono mie, la moglie si è dimenticata di me, la casa è questa, eccetera, divorzio, me ne vado. Bene, c'è il colpo di scena. Perciò, ecco, io la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Il versetto per me bello è questa. Perciò, dal momento che è così, io la attirerò a me. Cioè, in una situazione così drammatica,
in cui io ho pensato anche al divorzio, a dire accusate vostra madre, Dio cosa dice? Qui è Dio che parla evidentemente, non si chiude nel risentimento, ma parte alla riconquista, parte alla riseduzione. Egli vuole di nuovo con questa Gomer, siamo arrivati a questo punto, ora tocca a me. E questo è importante, perché mentre il sentimento più comune è il risentimento, il chiudersi nel risentimento, o addirittura l'odio e la vendetta, ma lasciamo stare questo, uno può anche divorziare senza odio e vendetta, però è risentito, basta, è chiuso, è finita, me ne vado. No, Dio ci crede ancora, no, Osea ci crede ancora. Il vostro matrimonio e il matrimonio di tutti quelli che si sposano in Cristo sono fondati su Cristo. Una situazione peggiore di Osea non ci può essere. Pensate a tutti i vostri amici che hanno divorziato o che vivono situazioni drammatiche nel matrimonio. Sono peggiori di Osea? Non ci credo. Forse il Signore ha voluto mettere questo povero disgraziato di Osea davanti ai nostri occhi per dire, se ce l'ha fatta lui, voi cristiani, che oltretutto avete lo Spirito di Dio, ce la dovete fare anche voi. La attirerò, riparto alla seduzione, ci credo ancora, e la porterò nel deserto. Che luogo è il deserto? Nella spiritualità biblica dell'Esodo? Via, forza, 10 euro chi risponde? La purificazione. Cammino. Sì, no, più che altro, no, si può avere una connotazione di penitenza, però nell'Esodo il deserto, che è il luogo tra l'Egitto e la terra promessa, è anche il luogo dell'innamoramento, cioè il luogo in cui il popolo si fida solo di Dio. Avete presente la manna? La manna che Dio manda, la manda per amore, diciamo, per sostenere il popolo tutte le sere va a raccogliere la manna e quindi è un segno concreto della provvidenza di Dio. È il luogo in cui non c'è nulla, non c'è niente altro su cui appoggiarsi, c'è solo questa provvidenza di Dio. È il luogo dell'innamoramento, è il tempo propizio. Infatti, appena mettono radici nella terra promessa, subito ricominciano, vogliamo un re, vogliamo un regno, vogliamo questo, vogliamo quell'altro, mentre invece lì camminavano nella speranza di raggiungere il luogo della terra promessa dove scorre latte e miele. Lì però non mangiavano né latte e miele, mangiavano la manna. Appena hanno il latte e il miele si scordano di Dio. E allora dice, ritorniamo nel deserto, il luogo dell'innamoramento, il luogo dove mi sono dichiarato. Dio si è dichiarato al suo popolo. Forse in quel luogo, ricordando, rivedendo quel luogo, il mio popolo sarà toccato nel cuore, potrò ricostruire il mio amore, se la porterò nel luogo dove mi sono dichiarato. Vi ricordate voi i luoghi dove vi siete dichiarati? Mariti e moglie? Sì? L'avete presente? Ecco, allora magari ogni tanto, perché non ci ritornate, specialmente quando avete qualche momento un po' così, ritornate in quel luogo e dite, guarda io qua mi sono dichiarato, in Sardegna? Queste devono andare in Sardegna. Nella mia fanciullezza una volta mi dichiarai a una fanciulla davanti a un bidone della spazzatura. Però ogni volta che passavo davanti al bidone della spazzatura mi ricordavo di questo momento particolarmente felice. Può essere anche per voi. È chiaro che... Il Signore aveva in mente altri progetti. Però quel luogo lì anche ora so dov'è. Bene. Dio parte alla riconquista del suo popolo e porta l'anima, porta la persona in un luogo propizio, dove può, come dire, dimenticare, ecco qui, dimenticare gli idoli, spogliarsi di tutte le sovrastrutture successive e ritornare nella essenzialità. Versetto 17. Le renderò le sue vigne, trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Allora, questo è il versetto principale di tutto il brano. Innanzitutto, cosa vuol dire valle di Acor?
naturalmente difficile saperlo a memoria, allora ve lo dico io. È un episodio del libro di Giosuè. È un episodio del libro di Giosuè. Acor vuol dire valle dell'infedeltà. Perché cos'era successo? Qui veramente chi risponde a questo, gli diamo mille punti dei nani. Il padre di Baal, cioè. Ci andava vicino. I figli erano stati ribelli, erano stati poi uccisi. Era Giosuè, dà l'ordine, dopo aver distrutto la città di Gerico, dà l'ordine di andare a distruggere un'altra città che si chiama Ai. Ai, una città si chiama Ai. Solo cos'era successo? Quando dovevano distruggere Gerico, Giosuè disse a tutti: distruggete tutto, cioè non tenete niente per voi. Ora, quando uno fa l'irruzione, adesso facciamo proprio una scena di guerra, ma è reale, c'è il famoso bottino, cioè quello che si può recuperare, bestiame, mobili, Mercedes, eccetera, viene tutto portato dalla parte del vincitore e può servire, o viene messo in comune, o chi se l'ho trovato io, me lo tengo io. Perché Giosuè dice distruggete tutto? Primo, per dimostrare la signoria di Dio su quella città, tutto deve essere distrutto. Secondo, perché sapeva benissimo che dentro Gerico c'erano gli idoli, cioè delle costruzioni così, siccome potevano essere d'oro o essere appetibili, uno poteva prenderlo e metterlo in tasca, in saccoccia. Allora dice distruggete tutto. Bene. Gerico viene distrutta. Vanno ad attaccare Ai e l'operazione militare si risolve in un gran fiasco. Allora Giosuè dice, ma come, qui terra promessa, ci avevi promesso che noi arriveremo, distruggeremo tutto, e Dio gli dice, Dio stesso, guarda che c'è uno del popolo che quando ha fatto irruzione a Gerico si è preso degli idoli. Allora cosa fa Giosuè? Lo sapete cosa fa? Ricordate questa scena? Per individuare il personaggio che si è preso gli idoli, tira sorte, prima tira sorte le tribù, poi tira sorte le famiglie, e nella famiglia tira sorte i capi famiglia, e la sorte cade su uno, personaggio. E questo chiama Giosuè, chiama il personaggio e gli dice, tu hai preso gli idoli? Sì, li ho presi, mi hai colto in flagrante. Ebbene, questo personaggio, Dio dà l'ordine, si può discutere poi su questo ordine, ma non è il momento di discuterlo, di farlo fuori dal popolo, uccidetelo. Lapidatelo, perché è stato infedele al comando ricevuto di distruggere tutto. Allora, quando Osea dice trasformerò la valle di Acor, dove è avvenuto questo, che vuol dire non hanno avuto speranza, non hanno avuto fiducia, in porta di speranza, vuol dire tutto il negativo ora viene cancellato dal positivo, che è il rinnovamento dell'alleanza su questa speranza. Luogo dove la famiglia ha conosciuto il fallimento, luogo dove la famiglia è stata annientata, diventerà una porta di speranza. Allora, porta vuol dire luogo di accesso. Allora, da quella situazione negativa, attraverso la porta che io apro, entro in un'altra situazione, entro in un nuovo mondo, e da questo versetto parte tutta la ripresa di quello che farà Dio al popolo, cioè Osea alla moglie, fino al cambiamento del nome dei figli. I figli poi faranno come facciamo noi i voti e ci viene cambiato nome. Si chiamavano con dei nomi così disgraziati e la vicenda si conclude quando hanno passato questa porta, però, che si chiama porta di speranza. Cioè Dio è capace, da una situazione di estremo fallimento, da quella situazione, attraverso una porta che si chiama speranza,
perché questo versetto che sfugge completamente quando uno legge veloce, trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Poi subito dice, là canterà come nei giorni della giovinezza, come quando era nel paese d'Egitto, e avverrà quel giorno, non mi chiamerai più padrone ma marito. Cioè da quel momento, momento magico diciamo, tutto cambia, è come entrare in un mondo fatato, ma è un mondo di Dio. È importante sottolineare come Dio cambia la situazione partendo dalla situazione disperata. E qui vi faccio un altro parallelo col profeta Geremia. A un certo punto Dio dice a Geremia, vai nella bottega del vasaio, troverai, è Geremia 18, versetti 1-4, troverai l'uomo che fa i vasi, avete visto mai quello che fa i vasi di terracotta, girando con i pedali, eccetera. E troverai questa scena, quando il vasaio fa un vaso fatto male che non gli viene, e lo disfa, cioè non lo porta a compimento, però con quella stessa materia la riprende, la riplasma e fa un vaso buono, cioè non butta via la materia, e non dice portatemi dell'altra creta, la rifà con quella, e questo per me è straordinario quando penso a un matrimonio o anche a un'ordinazione sacerdotale. Cioè anche se arrivi a un punto di fallimento drammatico, tradimenti, persecuzioni, tutto quello che volete, da questo stesso matrimonio Dio può fare un matrimonio santo. Se voi ci credete ancora, se voi fate questo passaggio, se passate dalla disperazione alla speranza. Ed ecco allora tutti i versetti conclusivi sono la rigenerazione della coppia. Versetto 18-19, c'è scritto lì rigenerazione della coppia? Sì. E avverrà in quel giorno in cui mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone. Qui là in ebraico non c'è scritto marito, c'è scritto avverrà in quel giorno in cui mi chiamerai uomo mio. Uomo mio, mio uomo. E in ebraico si dice ish. E donna si dice, lo sapete come si dice donna e uomo e donna in ebraico? Isha. È interessante, tra noi uomo e donna hanno due radici diverse, e invece nell'antico, nell'ebraico, Ish vuol dire uomo, Isha vuol dire donna, come dire, c'è solo una lettera di differenza tra le due, in realtà sono complementari. Quindi dice, vedete, tu mi chiamerai di nuovo uomo come Adamo ed Eva, come quando vi ho creati, che vi ho creati Ish e Isha, quando non c'era ancora il peccato. Sono forti, sapete, che l'italiano non rende, ma nel leggere nell'originale dice da questa situazione, prostituzione, figli, armadi, eccetera, ritornerete Adamo ed Eva prima del peccato. E qui è veramente il massimo, verrebbe quasi da dire, ma ne vale la pena allora. Cioè, ne vale la pena essere disperati, passare dalla disperazione e arrivare alla speranza. Felice colpa. Eh? Felice colpa, no? Felice colpa. Io una volta trovai un ragazzo che era uscito da una casa di recupero di tossicodipendenza, il quale disse, ma io ringrazio il Signore anche per gli anni di droga che ho vissuto. Lo ringrazio. Perché? Attraverso quegli anni ho conosciuto Dio. Era uno ricco che viveva una vita molto borghese, molto eccetera. È caduto in questa situazione, ha conosciuto la disperazione, forse anche il carcere, non lo so, ma insomma si sa più o meno che tipo di itinerario faccio. Attraverso la comunità di recupero uno gli ha parlato di Dio, benedetto colui che gli ha parlato di Dio, e siccome era disperato si è aggrappato a questo. Attraverso questo itinerario è uscito. E quando è guarito, Dio era una realtà, cioè era Dio. Quindi ha conosciuto Dio attraverso la disperazione. Qui verrebbe a dire anche qui, ma allora uno deve conoscere questo abisso? Sì e no, diciamo. San Filippo Neri, sapete, diceva la frase, in paradiso va più in alto chi prende la rincorsa da più in basso. Rigenerazione della coppia, ti chiamerò uomo mio e tu sarai la mia donna. L'uomo per realizzarsi ha bisogno della donna, non c'è una da fare. Ish e Isha devono andare insieme. La mia vocazione è poi un altro discorso. Versetto 20. In quel tempo farò con loro, ecco un'altra volta che troviamo la nostra
parola che vi ho detto è una chiave di lettura. In quel tempo farò per loro un'alleanza, qui dice con le bestie della terra, gli uccelli del cielo, va bene, comunque è sempre l'alleanza che Dio ripete, è la pace ricreata, ma non la pace nel mondo, è la pace tra l'uomo e la donna. Quando dice deporrò l'arco e la spada, lo dice, no? Farò un'alleanza con le bestie, eccetera, arco e spada di guerra, eliminerò dal paese. Voi mi dite, ma l'arco e la spada ci sono ancora nel paese? Sì, ma questo non è un linguaggio terreno. Qui stiamo parlando dell'uomo che ritorna con la sua donna, eliminerò la spada. Tra di voi, uomo e donna, non ci sarà più la spada, perché siete passati dalla porta della speranza. Non c'è più l'arco e non c'è più la spada. D'accordo? Non c'è casa vostra. C'è? No, non c'è. Qui dice, vi farò riposare tranquilli. Poi è interessantissimo il versetto 21. Ti farò mia sposa per sempre. Questa parola sposa viene usata, questo l'ho letta in una nota, perché studiando bene il brano, una nota, perché io poi non ho tutte le conoscenze immediate, però questa nota dice che la parola sposa in questo termine viene usato solo per le spose nelle prime nozze, cioè in altri termini le vergini che vanno al matrimonio. Quindi ti farò mia sposa per sempre, ma questa ha una connotazione di dire ti darò una nuova verginità, ma qui si parla di una prostituta, ragazzi. Ti darò una nuova verginità. E anche, conoscete Santa Margherita la Cortona? Una donna, Santa Margherita la Cortona, provincia di Arezzo, una bellissima figura, una gran penitente, e aveva avuto un figlio illegittimo, anche lei aveva un passato non bello, poi dopo si convertì, eccetera, e un giorno il Signore le disse, quando morirai, ecco qui le diede un bello segno di speranza, in paradiso, ti metterò nel coro delle vergini. A che lei non osò dire niente al Signore, però voleva fargli presente che aveva avuto un figlio e forse questa, chiamiamola virtù, non c'era. E glielo disse, e il Signore disse, perché credi che io non sia capace di ricostruirti, di rifarti una verginità per il Regno dei Cieli, per il Signore? Cosa ci vuole al Signore a farci rivivere, perché qui spiritualizziamo, naturalmente non siamo a un livello basso, cosa ci vuole al Signore a mettere Margherita da Cortona insieme alle vergini, nel coro delle vergini? Mi ha fatto pensare allora che chissà in cielo, ci sono le vergini da una parte, sposi là, non lo so, comunque è un linguaggio per me molto bello, e un matrimonio che è a scatafascio viene ricostruito totalmente, con la grazia di Dio. Per me questo è un brano di una speranza straordinaria. Oh, veniamo ai cinque doni, ti farò mia sposa per sempre, la pace ricreata, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nella benevolenza, ce ne sono quattro allora, ti fidanzerò con me nella fedeltà, sono cinque. Dio ricostruisce questo matrimonio fallito, rifà la verginità con la quale vado al matrimonio attraverso cinque virtù, la giustizia e il diritto. Allora, a noi uomini occidentali forse la parola giustizia e diritto in un matrimonio ci tornano male, tornano benissimo invece, è un linguaggio del diritto, la giustizia e il diritto, tu sei avvocato, lo sai, ebbene, dice, ma diritto e giustizia non tolgono qualcosa all'amore? Assolutamente no, se l'amore non è disciplinato, va a farsi friggere, il tempo dei sospiri c'è, forse lì davanti al bidone della spazzatura, ma è rimasto lì. Poi quando due si sposano, o anche prima, comunque nel fidanzamento, se non c'è una disciplina, un diritto e una giustizia, il sospiro, ripeto, va avanti pochi giorni, non si costruisce un amore, una vera vita. E Dio qui è molto chiaro, ti ricostruirò, e lo mette come prime cose, nel diritto e nella giustizia, cioè in si fa e non si fa. C'è poco da fare, si fa e non si fa. C'è un diritto, che chiamiamolo così, c'è una disciplina, lo vediamo in un termine più positivo.
nella benevolenza, è la benevolenza che cementa l'unione. Cosa vuol dire benevolenza? Volere il bene dell'altro, volere il bene, fare il bene. Dice una lettera, non mi ricordo quale, Gesù passò beneficando tutti, gli Atti degli Apostoli o qualcuno. Gesù passò beneficando tutti, volendo il bene dell'altro. Qui non approfondisco perché questi cinque pilastri devono essere poi l'oggetto di una vostra meditazione. Ciò che cementa l'unione, ricordatevi, è la benevolenza. E poi i due grandi pilastri dell'unione coniugale, l'amore, nella benevolenza e nell'amore, e nella fedeltà. L'amore che intendiamo come dono di sé, come misericordia verso l'altro, e fedeltà che io direi come frutto della maturità della coppia. La coppia matura, la coppia che ha camminato, dà all'altro il dono della fedeltà. Quindi Dio ricopre Osea e la sua sposa con la fedeltà. Nei versetti finali, dal 23 al 25, cosa succede? Il lieto fine, com'è? C'è sempre un banchetto. Questo specialmente gli emiliani, ogni occasione buona per mettere una tovaglia sulla tavola e tirar fuori, vero Alfonsina, basta un niente, ormai è diventato anche San Sef, mi spiace se è registrato, ma ogni occasione è buona per, facciamo festa, anche se un santo della Romania, dimenticato dagli stessi rumeni, noi lo celebriamo e facciamo festa, quindi ogni giorno c'è l'occasione, diciamo, per far festa. Quindi il banchetto, e avverrà in quei giorni, oracolo del Signore, io risponderò al cielo, la terra risponderà con il grano, il vino nuovo e l'olio, eccetera. Sono tutti, guardate questi richiami come sono belli, è il banchetto delle nuove nozze e i camerieri sono la terra e il cielo, e il capomense è Dio stesso. E come risultato finale, ecco, i figli cambiano nome. Risponderanno Israele, li seminerò per me, eccetera, e amerò non amata, e a non mio popolo dirò popolo mio, ed egli mi dirà Dio mio. E si finisce coi figli, guarda caso. Allora possiamo riprendere la meditazione di lunedì? Dono del Signore sono i figli? Perché i figli? Perché i figli sono la speranza futura, è molto semplice. I figli sono la proiezione vostra, quindi se avete passato questa porta della speranza, il progetto ultimo, i figli ne sono il frutto. Cosa sono i figli se non appunto la speranza del vostro futuro, il prolungamento del vostro amore coniugale? Voi quando morirete lascerete un frutto sulla terra della vostra unione, un frutto duraturo, che sono i vostri figli. Ecco perché è bello avere molti frutti, l'albero è bello quando ci sono tanti bei frutti, vero? E quindi questi sono i figli che sono amata, popolo mio, e Israele che viene cambiato di nome. Conclusione. Diventare porte di speranza. Allora, ho messo, se voltate pagina, alcuni punti di discussione. Legge di forte, Mimmo. Punto critico, dimenticarsi. Allora, punto critico, dimenticarsi. Meditate, riflettete quelle volte che vi siete dimenticati, e può succedere, di colui o colei col quale avete fatto patto di alleanza. Questo è il punto più critico delle vostre nozze. Lotta tra risentimento e riconquista. Ci può essere anche tra voi il risentimento, come no? Quando uno ha subito delle prove, quando uno ha subito dei torti. Qual è il vostro atteggiamento? Risentimento o riconquista? Quando vostra moglie vi fa un torto, qual è il vostro atteggiamento? Mariti, partite alla riconquista, andate al posto dove vi siete dichiarati col cavallo, oppure siete risentiti e dite adesso questo finché non mi chiede scusa io tengo il muso, eccetera. Tanti sono i caratteri che non chiedono mai scusa, neanche se hanno torto. Risentimento o riconquista. Poi? I cinque doni delle vostre matrimonio. Ti sposerò nella giustizia, nel diritto, nella benevolenza, nell'amore, nella fedeltà.
Poi c'è firma. Ecco. Allora, chi se la sente firma. Però chi firma, io non ritiro i fogli, rimangono a voi, non vi faccio nessuno scherzo. A me lui mi ha detto firma. Al marito alla moglie, hai capito? Hai capito, il marito alla moglie. Bene. E adesso discuterete anche nel, ma sia tra di voi, sì, adesso anche l'ultimo. Siamo porte della speranza. Ecco, porte della speranza, vi faccio questo richiamo di nel vostro matrimonio, chiaro, questo riguarda soprattutto voi, nei momenti in cui arrivate al punto critico, passare la porta della speranza, ritrovare l'alleanza con Dio, crederci ancora e arrivare al punto finale. Però oggi vi ho detto, le coppie sono in crisi di speranza, non hanno più speranza, molte coppie. Allora, chiedo a voi di essere porte di speranza. Cosa vuol dire? La coppia che si avvicina a voi deve riuscire, che credano o che non credano, che siano cristiani o meno, ferventi o meno, a passare guardando voi attraverso questa porta e orientarsi alla ricostruzione del loro matrimonio. Questo potete farlo voi molto meglio di me, anzi, cancello potete, dovete farlo voi molto meglio di me. C'è una coppia che io conosco in Piemonte che ha preso a cuore questa missione, non fanno parte di nessuna comunità particolare, ma sentono questo impegno. Quando vedono una coppia dei loro amici un po' in difficoltà, oppure amici di amici, li chiamano, li invitano a cena. Prima cena neutra, ci si conosce, si scambia qualcosa, portano i figli, così. Poi li richiamano e alla seconda cena invece cominciano a parlare, ma così a tavola, così, se, delle loro vite, delle loro difficoltà, portano la loro esperienza, cercano di anche così di dare delle parole esortative, di speranza, eccetera. E mi dicevano, dopo anni di esperienza, che hanno avuto tante gratificazioni del Signore, non sempre. A volte questi, quando si accorgono che c'è sotto una sorta di piano, chiamiamolo così, si prendono pure e scappano, però dicono in generale non ci sono mai cose negative, reazioni negative. Molto spesso non vedono l'ora che ci sia qualcuno che li aiuti, non hanno il coraggio, non sanno dove andare perché dal prete non ci vanno più, in parrocchia non ci vanno più, e non hanno più il coraggio di aprire queste. E magari sono delle cose risolvibili, facili, e voi con la vostra esperienza potreste aiutarli. Quindi voi diventate porte di speranza, ma come coppia. Io vi chiedo, perché non farlo? Perché tenete questo potenziale chiuso in voi? E vi dite, beh, l'importante è che facciamo già fatica ad andare d'accordo noi, come facciamo ad andare d'accordo con gli altri? Come quella signora, non della comunità, ma di Siracusa, mi sembra, che una volta arrivarono testimoni di Geova e disse, no, guardate, non credo neanche nel mio di Dio, che è quello vero, figuriamoci se credo nel vostro. No. Non credo neanche nel mio, che è quello vero, figurati se credo nel vostro. Quindi vuol dire che questa signora in fondo ci credeva, però non credeva. Allora mi viene da dire, forse voi non credete fino in fondo alle vostre potenzialità. Voi mi dite, ma se vengono da noi che già ogni tanto litighiamo, cosa possiamo dire, cosa possiamo dare? Ma non vi rendete conto che lo Spirito invece può agire attraverso di voi e fare di voi un portone della speranza, un'astronave, non so neanche io cosa dire, un barcone di speranza. E ci sono persone, ripeto, che stanno aspettando il vostro invito. Avete sentito questa? Sì. Ci sono persone che stanno aspettando il vostro invito, se volete li conosco anch'io, nelle vostre città. Non vi rimando perché dovete essere voi a trovarli e a essere per loro porte di speranza.